una stalker in casa mia. La nostra Sadakatsu, una croissant al budino. Porti una gnocca qua a mangiare. E correvo nuda per la strada. Sono lunghissima. Buongiorno ragazzi, vado a fare colazione qua ad Otoro. Ecco la colazione di oggi. Però guardate quanto che ce l'hanno messo dentro. Secondo me è buono. Non è male. Wow. E guardate che bel santuario che ho trovato per la strada, bello no? Il Giappone non finirà mai di stupirmi. Anche un semplice santuario così a me fa venire i brividi. E a voi? Oddio, culo di bambù. Che belli lì Yukata. Tra l'altro io domani andrò a farmi una bella gita al mare e mi sa proprio che indosserò il mio yukata finalmente. E adesso andiamo in palestra con la chiave, che posso aprire un pochino tutte le palestre, insomma, di questo tipo, Anytime Fitness a Tokyo, quindi è veramente comoda perché posso allenarmi ovunque mi trovo. Vabbè, a dopo. Ciao. Questo fa un po' ridere, mi raccomando non cambiatevi nella zona pubblica. E adesso pranzo, sono a mangiare la soba con Edoardo e noi ce la gustiamo per voi. Chi vorrebbe essere qua con noi a gustarsi questa soba? Scrivetecelo nei commenti. Bene, guardate, guardate, guardate. Una soba lunghissima. Buona? Ok, vabbè, io finisco di gustarmi questa soba e ci vediamo più tardi. Momento caffè, ragazzi, momento caffè. E da bravi italiani è arrivato il momento di farci il caffè espresso con una croissant. Guardate quanto è bella calda. Assaggialo, com'è? Buono. Valore totale 399 yen, quindi 3,50 euro. Mamma mia, proprio il sapore di bar italiano. A me non piace l'espresso, a me piace solo l'americano. Siamo a Shinjuku ragazzi e guardate quanto costa poco la frutta qui. Beh, oddio, beh insomma, due banane un euro. No, no, non costa poco, anzi costa tanto. Allora ragazzi, comunque, che bella giornata. Siamo sempre qui a Shinjuku, ciao, ci saluta. E volevo un po' aggiornarvi su che cosa sta succedendo a Sebastiano in questi giorni. Perché se mi state seguendo su Instagram, se non lo fate correte subito ad iscrivervi. Babbani, se non lo fate siete dei babbani. Praticamente cosa è successo in questi giorni? Che per via di una stalker sono andata a vivere per due giorni a casa di questi miei amici che mi hanno ospitato. La famiglia era super contenti, mi hanno continuato a far da mangiare, cose buonissime, quindi è stato bello. Però cavolo, solo a me potevano succedere tutti sti casini. Poi vi racconto comunque. Quindi adesso vi farò vedere un po' tutto quello che è successo in questi giorni a casa di questi miei amici, cosa ci hanno fatto da mangiare, quante belle cose che abbiamo visto e niente, quindi divertitevi con questo meraviglioso video. Ciao. Giornata tifone ragazzi. Non so come fanno i treni a muoversi. Piove veramente un botto. È arrivato il tifone a Tokyo. Vabbè, e questa sera si mangia il curry fatto in casa tutti quanti appassionatamente, fatto dalla mamma di un mio amico, quindi non dovrei assaggiarlo. Buongiorno a tutti, ecco la colazione di oggi in una casa giapponese. Ci abbiamo un toast con l'uvetta passa, un uovo e delle salsicce e il caffè. Ragazzi, ho passato la mattina a editare il video della Thailandia. Sono a casa di un mio amico in questi giorni perché vi devo raccontare una cosa che è successa pazzesca. Una stalker in casa mia. Infatti devo praticamente traslocare, perché anche se l'ho detto alla polizia eccetera non riesco proprio a liberarmene. Una settimana tutti i giorni veniva a fare ping pong ping pong. C'ho anche dei video in cui dicevo ma lasciami in pace, perché proprio non ci riusciva. Perché cioè comunque anche se c'è il cancello non è che poteva venire davanti alla mia porta, però comunque poteva digitare il numero. E anche se chiamassi la polizia arriverebbe praticamente molto dopo, lei magari stai 5 minuti poi torna dopo un'ora. Quindi vabbè, ci ho avuto questa esperienza un po' così con una vicina, quindi ho dovuto traslocare. Che avventure ragazzi. Poi vi insegno a fare il futon, che questi giorni sono a casa di questo mio amico giapponese. Adesso vado a pranzo con i suoi genitori. Andiamo adesso con una famiglia giapponese a mangiare, che mi hanno portato a forza. Però sono contento, quindi vediamo come sarà il cibo. Qua tutti che si guardano la TV in macchina. Noi stiamo facendo pranzo con il mio adorato Mabo Tofu, yuppidu, così un po' di piccante anche per pranzo. È arrivato anche il riso, anche il pollo, i ravioli cinesi. Oddio, siamo in un centro commerciale e c'è anche la ruota panoramica. Vabbè,
Adesso si torna a casa. Guardate quante cose buone che ci sono. Anche il goya champur che avevo cucinato anch'io. Un po' di verdure e il riccio di mare. Vabbè, una tipica cucina giapponese. Quindi adesso me la mangio per voi e ci vediamo dopo cena. Un abbraccione, grazie sempre per vedere i miei video. Mi sto veramente divertendo in questa casa. Guardate qua cosa c'è. C'è il fiume Tama, che è quello dove ho fatto il Tanabata. Spero che questa giornata a casa dei miei amici vi sia piaciuta. Così vi ho fatto vedere cosa si mangia in una famiglia giapponese. Vabbè, per sdrammatizzare il fatto della stalker, ho deciso di andare a mangiare la nave con la nostra Sadakatsu. La nostra gnocca di bambù, quanto è brava. Come sa usare lei le warebashi? Non le sa usare nessuno. Questi sono dei, sono fatti con il mochi e poi c'è anche un po' di formaggio, mochi e formaggio. Poi è arrivata ancora carne, mamma mia, sono pieno che sto per scoppiare. Ma questo ristorante è Tabehodai, quindi puoi mangiare tutto quello che vuoi a scoppio. E infatti sto scoppiando. Non costa neanche tanto, perché con una trentina d'euro a testa si fa in cena. Quindi se porti una gnocca di bambù a cena, con 60 euro più drink, metti con 80 euro, porti una gnocca qua a mangiare, quindi bene, direi soldi ben spesi. Le ho chiesto che cosa facevi 10 anni fa a Kabukicho, lei mi fa, correvo nuda per la strada. No, gliel'ho detto io perché me lo ricordo. Questo è un tiramisù, ragazzi. Io invece ho il gelato con il warabi mochi. Vabbè, io mi gusto questo dolcetto e ci vediamo dopo. Bene, adesso la nostra Sadakatsu sta per prendersi un bel Kirby, che in giapponese si chiama Kabi. E siamo finalmente riusciti a fare Kirby, più o meno. Oh mio Dio, ma che cos'è questa nuova collaborazione con Gudetama? Le brioche all'uovo? Vabbè, adesso lo scopriamo. Sapete che ha il gusto budino, quindi vabbè, l'assaggeremo, una croissant al budino. Che roba strana. Bene ragazzi, è arrivato il momento di assaggiare la brioche al gusto budino. Siamo pronti? Ma un sapore molto interessante, ve la consiglio, anche se penso che questa collaborazione sarà a tempo limitato. Però niente male, buona 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 buona. Vabbè, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, un abbraccione da Seba e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie sempre veramente tantissimo per vedere i miei video. Ciao! Took the time and started from the inside, scrutinize otherwise. I'm stuck here fighting demons. Fighting demons. Try to run till I've realized. Exhausted and I still can't hide. Wasted life, complacent, why? I'm stuck here fighting demons. Fighting demons. Fighting demons. Fighting demons. I'm stuck here fighting. Here we are now, you and I. Can't get out, but I know why. I'm stuck here far. Here we are now, you and I. Locked in darkness, baby light. Can't get out, but I know why. I'm stuck here far.
took the time to study from the inside. Try to run till I realized I suck here.